Buongiorno a tutti i miei cari amici e bentornati nella mia cucina. Oggi ho deciso di preparare le lasagne zucchine e gamberi. È un connubio perfetto, è un piatto delicato e raffinato, è il piatto per stupire i vostri ospiti, il piatto della domenica. E ora cosa aspettate? Seguitemi in cucina, lo prepariamo insieme. Inizio la preparazione spuntando 3 zucchine medie, taglie a rondelle dello stesso spessore. Mi aiuto con la mandolina. Faccio saltare per un paio di minuti a fiamma bassa in una padella con 2 cucchiai di olio evo e aglio in polvere quanto basta. Verso un bicchiere di acqua calda, proseguo la cottura per 5 minuti o fino a quando non saranno cotte ma non sfatte. A questo punto unisco 150 g di gamberetti sgusciati e privati del filino nero. Insaporisco con una presa di sale, pepe quanto basta e un ciuffo di prezzemolo tritato finemente. Faccio cuocere per 3-4 minuti, dopodiché lascio intiepidire. In una pirofila metto sul fondo qualche cucchiaio di besciamella. Adagio sopra una fetta di lasagna fresca, non è stata sbollentata. Unisco il composto di zucchine e gamberetti, una spolverata di formaggio grattugiato, prezzemolo tritato finemente e dell'altra besciamella. Proseguo allo stesso modo fino ad avere complessivamente 5 strati di sfoglia. Ricopro l'ultimo strato con il composto di zucchine, besciamella e prezzemolo tritato finemente. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 30 minuti. Miei cari amici, queste lasagne, zucchine e gamberetti sono un primo piatto buono e sfizioso. Sono davvero irresistibili, ci si mette davvero poco a prepararle, il successo è assicurato. E poi, zucchine e gamberetti sono un classico eccezionale. Spero che la mia semplice ricetta vi piaccia. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!